Il 30 giugno del 1860, a Oxford, durante la riunione della British Association for the Advancement of Science, associazione britannica per l'avanzamento della scienza, venne portato in scena un leggendario dibattito, quello tra Thomas Henry Huxley, che dopo quella sfida venne definito come il mastino di Darwin, e il vescovo di Oxford, Samuel Wilberforce, che era un accanito oppositore delle teorie darwiniane. Leggiamo prima che cosa disse Wilberforce. Amici miei, dalla teoria del signor Darwin è possibile trarre soltanto due conclusioni: o che perfino l'uomo è privo di un'anima immortale, o che al contrario ogni creatura vivente e perfino ogni pianta ne possieda una, ogni gambero, ogni patata, persino il comune lombrico. Se tutto questo fosse vero, credo proprio che nessuno di noi troverà il coraggio di consumare il tradizionale roast beef inglese quando torneremo a cena stasera. Vedo che non sono riuscito a fare breccia sul signor Huxley, allora gli farò una domanda, una sola. Vorrei sapere se per parte di suo nonno o per parte di sua nonna che si dichiara discendente dalla scimmia. A questo così rispose Huxley: il Signore è giusto e lo mette nelle mie mani. Signore Presidente, signore e signori, Sua Eccellenza, lei, signore, ha voluto ridicolizzare una nuova teoria scientifica definendola rozza e semplicistica. Il signor Darwin ha dedicato la maggior parte della sua vita a ponderare questo importante argomento. La nostra conoscenza è molto incompleta, ma le somiglianze strutturali tra l'essere umano e la scimmia sono evidenti e anche innegabili. Se poi le scimmie, i vescovi o i tuberi siano tutti opera di Dio, non è mia competenza giudicarlo. È perfettamente legittimo contemplare l'eventualità che un fenomeno qualsiasi sia il risultato di una qualche causa a noi sconosciuta, ma è una cosa stupida, eccellentissimo vescovo, che un uomo metta da parte la sua ragione e scelga di cadere nel ridicolo. Di fatto, proprio a causa di ciò che disse Wilberforce nel corso di questo dibattito, che venne diffusa e realizzata la famosa vignetta in cui il buon Darwin viene caricaturato con una scimpanzé, una scimmia. Però, in qualunque caso, osservandolo con la necessaria distanza e il necessario distacco, fu semplicemente una grande vittoria questa per Darwin, Huxley e la teoria dell'evoluzione. Ed era proprio questo che oggi, nel giorno del Darwin Day, avevo voglia di ricordare con questo video breve ma speciale. Saluti a tutti!